Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No, rien de rien. Per mantenere il suo corpo liscio e levigato, per eliminare i peli superflui, Piero Guerrera usa... niente. Je me fous du passé. Niente, Pugom. Ringraziare Arisa, il maestro Barbera. Colgo l'occasione per ringraziarvi adesso perché avete fatto un lavoro splendido. Sì, lo so, state guardando la penultima puntata di Victor Victoria. In realtà questa è la nostra ultima registrazione, quindi non me ne frega un c***o, questa è l'ultima. Per cui volevo salutare Melissa. Piangerà tutta la sera perché ho la febbre, in più sono particolarmente emozionata e quindi vado subito da Giappi Cucciari per sapere chi non verrà, chi non verrà, questo è facile, chi non verrà. Ma che senso ha? Ha senso perché comunque non ne ha, ma cerchiamolo insieme, accostamiti. Cara Vicky, lo so, c'è questa amarezza di fondo, ma vedrai che noi ci rifaremo con l'andare degli anni, dei mesi, ci riscatteremo, diciamo, da questa che sembra una debacle, ma è soltanto un piccolo intervallo nella vita. Allora, chi non sarà con noi? Lo volete sapere? Chi? Chi non sarà con noi? Non sarà con noi Sandro Bondi. Sempre in questa immagine, diciamo così. Ma cosa sta facendo? Niente, pregando che non cada più niente, diciamo, a Pompei, secondo me. E infatti non abbiamo voluto, non si sa mai che ci faccia crollare lo studio. Non sarà con noi Julian Assange. Julian Assange che, come sapete, è fondatore di Wikileaks. Con dei capelli improbabili, vogliamo dirlo. Ho sempre voluto dirla questa cosa. E capelli tra l'altro simili a sua cugina, che tra l'altro abbiamo scoperto, non verrà perché abbiamo scoperto che gli dà i dati e le informazioni da mettere su Wikileaks ad Assange, gli dà sua cugina Solange. Un po' l'aria così da... Non sarà con noi, e io ne sono tra l'altro particolarmente felice, non sarà con noi Belen Rodriguez, perché è uscita, che carina, è uscita la notizia veramente che la non più ti piace? No, mi piace lontana da me. È uscita la notizia che è la più ricercata su internet, mentre il suo fidanzato è il più ricercato dalla stradale, quindi sono molto impegnati entrambi. Cara Vicky, adesso io ti chiedo di raggiungere per questa volta il centro del tuo palcoscenico. E poi dopo io adesso vado via, ma tornerò. Tu rimani, vero? Rimango. Grazie mille, ciao. Allora, iniziamo subito con due ospiti straordinari, anzi in realtà gli ospiti di questa sera sono Angela Finocchiaro, che io amo da sempre, e non vedo l'ora di intervistarla, e un'altra donna che amo particolarmente, siamo molto amiche, no, queste sono cose che si dicono in televisione, però a me piace veramente Anna Tatangelo. E quindi a questo punto io chiederei ad Arisa e al maestro Barbera di introdurre il primo ospite. Sì. Che bella che sei. Anche tu. Grazie. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un'angela Finocchiaro che
regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Sempre, sono una sua estimatrice, sono felicissima di averti nostra ospite questa sera. Grazie. Che figata questo posto. Che bello questo posto. Guarda, tu sei la prima che lo dice, fa cagare a tutti sto divano. Quindi io ti ringrazio. Ma scusa, guarda che... Ma solo tu potevi interpretare. Meraviglioso. Sapevo che tu l'avresti interpretato questo divano. E sono molto contenta che l'avresti capito, ma in fondo, insomma, sei una figa, quindi... Senti, e come va la vita in generale? Io ti vedo serenissima. Sì, sì, questo sì, sì. Beh, sì. Si vede. Poi dopo, magari la notte, uno... Come dice, ha quei due occhi sbarrati. Poi, per esempio, mio figlio che quando va a letto, lui comincia a fare tutti i discorsi, tipo, ma quando muori? Comincia a contare il tempo per capire quanto potrò organizzarlo più o meno. E quanti anni ha quando te lo chiede? Ne ha 12, però io l'ho fatto tardi, a 40, okay. Per cui comunque ne ho 55, facciamo i conti, e lui quindi dice, ma hai fatto tardi, quanto è che tu dure? Cioè, e poi lui dico, si addormenta, e io sto con lì. E cosa si risponde? Non muoio mai, scordatelo. Ok, perfetto. Scordate. Mi sembra di averla già sentita questa risposta. Credo fosse il nostro premier Silvio Berlusconi. Credo che anche lui abbia dichiarato. Io e lui rimaniamo, sai che parlo. Tu e Berlusconi, come te lo immagini? Che spasso. Il mondo così, un po' l'inferno, esatto, no? Un giro all'inferno. Senti, c'è da andare a smazzare dalla nostra Melissa che ti sta aspettando là perché ti farà il mazzo durante l'intervista. Mi fa il mazzo? Sì. No, in senso buono. Sì, in senso sì. Buono. Devi soltanto smazzare adesso. Ma smazzare... Nel senso... Cioè, proprio tagliare. Tante volte? No, una sola volta. Una? Sì. Quella sinistra? Quella che decide. Quella che decide? Sì. A sinistra. Ok. Grazie. Me ne vado? Sì. Accomodati. Angela, tu non la guardi mai questa trasmissione, vero? Gli anni scorsi, quest'anno no, non l'ho vista. Vista. Sì, sì, infatti ci facciamo qualche scherzo. E invece niente. Senti, allora, tu sei un'attrice straordinaria perché sei in grado veramente di passare da ruoli comici a ruoli drammatici sempre mantenendo una credibilità che è abbastanza, insomma, difficile, no, come cosa?
Bellissima, bellissima. Sono con uno dei miei miti. Potete evitare di mettere queste foto che non c'entrano niente, di fare delle battute sarcastiche. Povero Arcuri, cosa ha fatto? Sono dei cretini quelli in regia. Che peraltro è anche molto brava. Ecco. E come si fa a essere credibili? Cioè, oltre ad essere una brava attrice, insomma... Tu dici, a parte che c'era una battuta di Woody Allen quando lui faceva in Provaci ancora Sam una parte dell'innamorato e poi andava via dicendo c'è cascata. Per cui un po' spesso a me viene da dire ci sono cascati. No, uno si innamora di un personaggio e cerca di restituirlo. Tra l'altro, per dire, quando si fa invece una cosa comica con delle battute, alle volte in verità non si dicono mai le battute per fare ridere, si dicono veramente in maniera seria, solo che se sono scritte in un certo modo arriveranno. Per cui la base è sempre quella di avere una radice solida del personaggio, certo. Poi il personaggio si esprime o in un modo piuttosto che in un altro. Poi se tu non hai mai vissuto delle cose come quelle che ti possono capitare a interpretare, tu lavori su dei paralleli in maniera da poterti mettere nella condizione di essere in una situazione simile a quella del personaggio. Però è chiaro, è un lavoro che adoro proprio perché in questo modo ti allarga la coscienza, scopri delle cose. Ma l'Arcuri queste cose le sa? Ma ne avevamo parlato l'altro giorno insieme. Senti, però tu hai dichiarato che la risata... Sì, così sono orrenda, tutta questa cosa fuori. C'era, sì. Aspetta, mi metto bellina. Ecco, adesso sono a posto. Ok, senti, tu hai dichiarato che la risata è di sinistra. Io? Come la mettiamo? Ah, no, non lo sapevo di averlo dichiarato. No, la risata secondo me è un momento di comunione, è un grandissimo momento di... Cioè, quindi... È proprio di unione, bellissima, per cui, non so, capita, no, che una persona con cui ridi tanto, alle volte ti leghi fortemente. Certo. Perché hai come un salto in quel momento, una esplosione, anche se il tuo cervello non ha capito è partito qualche cosa. Lui per come cui... lo trovi? Cioè, da addetta ai lavori, è comico o... Fa ridere, dai. A me non mi fa più ridere proprio. Non ti fa più ridere? No, mi sto angosciando proprio. Veramente? Sì. Mi sa che mi sta proprio un po'... Secondo me è per questo che tu sei andata a vivere in campagna con tuo marito. Può essere? Ma no, non vorrei legare proprio la mia vita così fortemente, che già se ne parla di continuo tutti i giorni, non c'è più. Però, senti, parliamo un pochino invece della campagna, perché io so che hai moltissimi animali. Sì, l'altra sera il lupo mi ha mangiato altre due capre, se vogliamo dire la verità. Ma dove c***o vivi, scusami? Com'è il lupo? Ma è Blair Witch Project, cos'è sta roba? Dove vivi? In Toscana. C'è stato un ripopolamento di lupi che vengono a servirsi a casa nostra. A casa tua e basta. Esatto, facciamo la COP. Cioè tu hai le... E quindi una tragedia. Adesso si ride, però chi ha trovato i poveri resti? Chi li ha trovati? Siamo a quattro. Scusate. E i familiari. I familiari? Mm. Tuoi figli? Beh, sì. No, però avevano lasciato poco in questo caso. Se rimane, se rimane qualcosa, tornano e puliscono. Ok. Sì, sì. Senti, tu ami... So, quando sei stressata, oltre che correre per scaricare, ecco, ti piace anche molto spostare i mobili in casa. Ah, sì. Ah. È vera questa cosa? Sì, nessuno trova più niente in casa mia. Dice, ma vuoi spostare qualcosa qua dentro? Avevo. Vuoi spostare me? Aspetta un attimo. Che vacca! Ma... Volevo spostare il divano! Ci sei riuscita perché col mio peso credo di averlo spostato. No, ma scusa, Eccomi. Abbiamo visto... Posso? Sì. Riproviamo? Sì, sì. Ok. Vado? Vai. Perché non è possibile che non c'è... No, di qua. Di qua. Sì, sì. Ok, non sono un mobile, volevo... No, perché... So che sembro piatta come una credenza, ma... Ma è possibile che io sia diventata così mezza quella parola che non si può dire? No! Ciao! Allora sì che mi piace!
Dove mi metti? Qui con te. Perché se faccio un passo rifacciamo la figura. Esatto. Di prima. Scusami, e quindi tu sposti i mobili? Sposto i mobili, sposto... Sì, continuo a cambiare posizione alle cose. Perché? Sono malata. Ah, ok, perfetto. Infatti avevo capito, questa cosa non ero sicura. Senti, sei nel cast del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che si chiama La banda dei Babbi Natale, è casuale o c'entra il fatto che esce a Natale il film? Forse... Aspetta. No, scusate, non rispondere, ma che domanda è questa? Scusate, ma siete cretini? Questi qua sono i nostri autori. Mi scuso, in realtà, allora, so che c'entra con il Natale, abbiamo anche un trailer, vorrei farlo vedere a tutti quanti, vediamolo. Eccolo qua. No, è che ho capito che non è questo, vero? Ah, io non ho visto niente. No. Hai pensato di non vederci bene tu? Sì, esatto, ho detto, morca vacca, come sono diventata. No, non è quello giusto, in realtà sta andando adesso quello giusto. Ah. Com'è stato lavorare con loro? Io sono una fan da sempre, anch'io. Per cui mi fanno proprio ridere. E che parte fai? Faccio un ispettore capo. E loro sono beccati come banda dei Babbi Natale, quindi passiamo questa notte insieme in commissariato e loro mi raccontano appunto tutte queste vicende. Ok, e quindi ce lo consiglio, lo stai guardando? È quello giusto, te lo voglio dire questa volta, perché ti vedo... No, mi piace troppo. Sì. Oh, guarda, Fiocchia. Vogliamo guardarlo tutto o possiamo far entrare Geppi Cucciari? Magari. Facciamo entrare Geppi Cucciari? La grande Geppi. Ciao Geppi. Angela, hai uno sguardo veramente miope. Tu mi intuisci? Ma tu sei lì, io vedo. Si riconosce anche da lontano, diciamo per la sagoma, è importante. Io do il benvenuto a questa grande donna, a questa grande attrice, a questa grande allevatrice di lupi. Ti posso fermare un secondo, Jeff? Ma ti prego, ma io adoro essere interrotta dopo due righe. No, devo dare la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo alle regole con Angela Finocchiaro con il sondaggio di Geppi Cucciari. State lì! Ti ho fatto cadere in terra, che stai anche male. Ma va benissimo. Ti sei fatta male? No, ma tu lei... No, faccio quelle cadute io, quindi vai tranquilla. Vai serenissima. Buonasera, bentornati. Ho già detto buonasera. Bentornati, siamo con Angela Finocchiaro. Ancora. Siamo con Geppi Cucciari, che è rimasta qui con noi per tutta la pubblicità. E non mi sono persa neanche uno spot, anzi, andando a notarmi proprio i codici a barre dei prodotti che credono in noi. Angela, allora, tu sei qua per promuovere, come ha detto Vicky, la banda dei Babbi Natale, che è la storia di tre ladruncoli che si introducono nelle case degli italiani per portare via le tredicesime, ma non trovano niente perché le ha già archiviate Tremonti. Allora, Angela, una donna di rara simpatia che però di sé sceglie... No, veramente rara. Di sé parla, insomma, un po' con grande timidezza, perché hai dichiarato una cosa che la gente non sa di me, che sono pallosa. Non è vero? Sì. Non è vero? Cioè, no, non è vero. Ti confermo, io ti ho seguita fino adesso, stai dissimulando molto bene. Sì. Ti posso fare dei nomi di gente che non riesce. C'ho un extra sistole in questo momento per dissimulare che non te la racconto. Ma no, ma in questo... Ma no, sei agitata con noi? Ah, che sono agitata con voi, e che voi siete brave, fate queste cose benissimo. Noi brave, Anna, ma sei brava. Siete grandi. Di più di brave. Noi diciamo che inganniamo il telespettatore. Esatto. Poi è una donna anche molto aggressiva. Pensa, Vicky, gli hanno chiesto di raccontare la sua lite più epocale e lei ha detto che la cosa più aggressiva che ha fatto è stata fare una pernacchia. Cioè, tu incazzata fai una pernacchia. Questo è il massimo della tua rabbia.
No, ma il massimo della miseria proprio, proprio che ho raggiunto. Perché devo anche aver fatto un gesto, cioè una cosa... Cioè stecca con pernacchia? Sì, proprio una cosa proprio triste. Ma vedi che non sei pallosa, non proprio da Regina Margherita come io normalmente. Siete tornati amici? Ah, subito dopo 5 minuti. Ah, perfetto. Poveretti, sono Angela. Maria Goretti. Angela, no. Questa è la sigla, questa tua foto veramente ilare, è la sigla del sondaggio che ne abbiamo commissionato e che ti riguarda. Ti ricordo che le domande sono bizzarre, ma il sondaggio è vero. Angela Finocchiaro è la capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Ah no, scusi, quella è Anna. Secondo lei si vede che siamo alle ultime puntate? Sì per il 40%, no per il 60%. Scusami Angela, c'è quella stanchezza un po' tipica da ultimi giorni di scuola, mancano solo i gavettoni. Però guarda, credo che sia il caso finalmente di fare chiarezza. Ecco, vediamo le due signore Finocchiaro a confronto, le due differenze sono chiare. Anna ha gli occhiali, Angela no. Anna è siciliana, Angela soltanto per... Lei è intelligente, io meno. Dai. Sì, dai, è una grande donna. Anche tu sei... No, quella non è la differenza, non è distintiva perché siete entrambe intelligenti, solo che lei sa tuffarsi e tu no. Anche da questa foto emerge chiaramente. Ma soprattutto Anna non ha avuto a che fare con Pedro Almodovar, invece tu sì, lui ti ha incontrato, ti ha fatto tanti complimenti, tu te ne sei... No, uscita... ma no, lui era zitto, sono io che do proprio il neurone, fa... Hai ben figurato? Hai ben figurato? E io ho cominciato a dire, a vedere, ho detto grazie. Ma di cosa? Grazie, grazie di esistere, era il sottotesto. Gliel'ho detto in 50 modi diversi, ho girato i tacchi e sono andata... Cioè, proprio una figura orrenda, orrenda. Anch'io l'ho incontrato, ma è stato lui a dirmi grazie perché gli ho lavato la macchina anche dentro. Molto apprezzato. Allora, seconda domanda per Angelina. Angela Finocchiaro nel 91 ha recitato nuda in un film. Secondo lei non è diventata ministro solo perché Berlusconi non era ancora in politica? Sì per l'italiano su 4. Abbondante. Potevi, Allora, quindi diciamo, vediamo un po', ripassiamo per queste tue doti importanti che hai messo in mostra nel 1991. Questa sei tu, confermi? Wow. Ecco, questo era il primo frame, poi diciamo venivi ricoperta di cioccolata. Un toblerone dell'amore, diciamo. Sì. Volere volare. Non avevo mai notato che questo qua c'aveva, diciamo, le... Non l'avevo notato. Comunque ti sta adornando. Sì. Guarda, scusami, che è andata... Ma no, sembrerebbe il premio. Vicky, non dire niente, Vicky, non dire niente. Sembrerebbe... Ecco, usciamone bene da questa cosa perché c'ha anche una cosa bizzarra in mano ed è in zona Cesarini dell'amore. Quindi direi di lasciar stare e non commentare. No! Ecco, è un momento così. Terza domanda, andiamo subito alla terza domanda. Angela Finocchiaro dice di sé: non sono il tipo che ama apparire. Non trova anche lei che sia sul canale giusto all'ora giusta? Guarda Vicky, ti sorprenderà, Vicky, lo dico a te, guarda, ha risposto no l'81%, dove quindi, che insomma dimostra invece che questo è il canale giusto, dove ben figurare in una lobby di intelligenze, diciamo, vaginali, come siamo noi. Dove tu, Angela, sei la benvenuta, dritta con la schiena, quarta domanda per Angela. Anche Angela Finocchiaro, come quasi tutti gli attori italiani e turchi, ha recitato con Ferza... No, Geppi e Victoria, no. Scelga tra le seguenti frasi consolatorie. Sarà per la prossima volta, 64%. Vi avrà cercato ma non vi prendeva il telefonino, 8,9. Ma voi recitereste con Ambra, 55,9. Tanto Argentero non ci stava, 46,9. Starà andando in ordine alfabetico, 35,2. Ovviamente era un test a risposta multipla, mi sembra chiaro dirlo. Allora, quindi Vicky non ci ha ancora chiamate perché sta andando in ordine alfabetico. Okay. Tu sei con la V, ma io sono con la G e quindi c'è qualcosa che non va. Angela, cosa abbiamo noi, che cosa ho io che non hanno altre? Cosa ha Isabella Ferrari che io non ho? Un bravo chirurgo. Cosa ha Margherita Bui che io non ho? Un bravo analista. Cosa hai tu che io non ho? Sai recitare, ma questi sono dettagli. E io so che tu hai detto prima, Vicky, che hai questo forte impulso a spostare i mobili, quella non è un comodino, è Melissa Pilla, c'è la lì che ci serve. Rimanga? Se vuoi sì. Grazie mille, Geppi Cucciari.
qua. Grazie. Allora, Angela, a questo punto noi abbiamo promosso il tuo film, sì, e ti vogliamo chiedere in cambio, sì, di aiutarci a promuovere delle iniziative per, sì, delle persone normali che normalmente non potrebbero, normali che normalmente molto bella, comunque che non potrebbero permettersi uno sponsor. Cosa ho detto? Scusatemi. Non potrebbero... Geppi, cosa... Adesso vorremmo che tu promuovi... Adesso... Adesso la conduttrice diceva che vorremmo che tu presentassi dei prodotti che diversamente non potrebbero investire, no, a livello... Ma non lo so, cioè, che mica l'ho letto il copione, io scusa, non lo so. Scusami, la riprendo. Scusate, la riprendo. Guarda quanto siamo bravi a recitare. Grazie Geppi Cucciari! Angela. Angela. Allora, abbiamo fatto promozione al tuo film e già mi viene da ridere, perché noi adesso vorremmo che tu facessi promozione a delle iniziative un po' diverse, siccome queste persone non hanno la possibilità di avere dei testimonial di successo, vorremmo utilizzare te. Quindi la rubrica è Promuovimi questo e... Cosa? Guarda, io ti amo perché tu l'hai capita, promuovimi questo, cioè questo, e quindi se ci vogliamo avvicinare alla telecamera, puoi stare anche attaccatissima, dipende da te. Vado? Allora io mi sposto così insomma possono mettere... Il Natale è alle porte, non sai cosa regalare? In piazza Udine 1 a Milano c'è... Voglia di colore di Manfrin Marco. Dal 1993 la coloreria che facciamo, ci spostiamo? Di Manfrin Marco regala emozioni e tinge la vita dei milanesi di sfumature preziose. E agli spettatori di Vittoria dal 12 al 24 dicembre offre un ventaglio di promozioni imperdibili. Se acquisti 3 tubetti di colore acrilico, in omaggio c'è un pennello sintetico piatto o tondo numero 7. Se invece acquisti 2 bombolette spray da 3,90 euro, Manfrin Marco ti regala un nastro di carta lungo 50 metri e largo 25 mm. Se amico delle emozioni, corri da Voglia di colore. Per me vale un viaggio. Fantastica! Grazie mille. Senti, allora... Possiamo parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore? Io la amo da sempre. No, allora, TV delle ragazze è stato un programma storico, storico veramente, c'era un gruppo bello, bellissimo, sì, che mi ricordo Cinzia Leone, c'eri tu, Maria Amelia della Costa. Esatto, Costa. Masciarelli, c'era insomma un sacco, sì, di tante, gente, bellissimo. Tante. E tu sei diventata celebre per questi spot che facevi, non so, Gardenia Pocket... Giro, sì. Così adesso, ecco, io ho un'immagine, questa era una pubblicità che prendeva in giro gli assorbenti, esatto. Sicura e vai, esatto. Per cui mi buttavo e via via era sicura e vai, cercavo di aprirlo come se fosse un paracadute, poi mi schiantavo, mi ributtavano sempre tutte le volte, era questo, sì, questo, sì, no, molto, 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 molto divertente. Molto divertente. Quindi, nonostante le parodie... Adesso si parla di molti anni fa. Parecchi, non mi ricordo esattamente, stiamo parlando forse primi anni 90. Sì, esatto, primi anni 90. E nonostante appunto le parodie, non è migliorato molto, nel senso che adesso le pubblicità, quelle vere, parlano di cose tipo prurito intimo. Che cos'è sta roba? Siete dei coglioni. Sta roba. No, ma più che altro ce n'era una radiofonica, erano due, si incontrassero per strada, due proprio davali di eleganti, bellini. Ciao, ma poi una in macchina, l'altra piena. È un passaggio. No, grazie, no. Ma no, ma dai, vieni, da un passaggio col tagliorino Chanel. No, grazie, no. Ma dai, ma vieni. No, grazie, ho le emorroidi. Ma è così, no, un filo forte, no? Un po' forte.
Boh. Ma scusami, se doveste rifare adesso le pubblicità, dove pescheresti? Perché c'è l'imbarazzo veramente della scelta. Sì, c'è l'imbarazzo della scelta, poi le vabbè. Donne sono sempre prese di mira, le donne fanno schifo, puzzano. No, vabbè, scusa, perché quelle che fanno anche grattano. Le rughe le abbiamo tolte, ma quella non le ha. Cioè non le ha, non ha nemmeno l'età per averle. Esatto. Per cui dici, vabbè, allora, mi dovete proprio prendere... Geppi? C'è la velocità del prurito, diciamo, intimo, e quella là addirittura è in ritardo l'appuntamento con le amiche ed è perché aveva il prurito intimo. Ah, quella è pure tremenda. Come causa di ritardo, pensa sì, un po'. Avevo un prurito che non ce la facevo più. Madonna, mamma mia. Io mi si è rotto un tubo dell'acqua. Sì, no? Adesso voglio dire. Senti, allora... Adesso invece, ti capita ogni tanto di guardare reality? No. Mai visto uno? Applauso. No, beh, no. Li conosci però. Sì. Uomini e donne della sì, De Filippi, sì, piuttosto sì, che sì. Insomma. Grande fratello. Tutto questo. Sì. Ecco, siccome i reality, diciamo che adesso in televisione sono considerati dei grandi classici, no? Perché spopolano in più. Hanno ascolti sempre molto molto alti. Noi in qualche modo vorremmo celebrare appunto questo successo dei reality e vorrei chiederti di recitare un testo. Ah. Ci avviciniamo alla telecamera di nuovo perché abbiamo, eccolo qua, abbiamo Leggio, questo è un dialogo celebre del Grande Fratello e siccome tu sei un'attrice straordinaria, una litigata, io vorrei che tu interpretassi entrambi i personaggi. Ah. Quindi ti lascio. Lei e lui praticamente. Lei e lui. Lei. Me la voglio proprio godere. Questa è la sigla, prego. Allora, lei, che ne sai te? Come dimostro l'amore io e l'amicizia io. Tanto non saprete mai come la penso, non saprete mai i sentimenti che ho. I miei sono veri, sono stronza, ok. Sono antipatica, ok. Penso male, ok. Ma come cazzo si permette di dire tratti Nicola come un burattino? È il contrario, lui. Ma scusa... Ma se per te Vittorio vale zero, ma che cazzo te ne frega di quello che dice Vittorio? Lei. Non deve parlare dei miei sentimenti, non deve parlare di quello che pensa che io provo, perché io lo provo. È lui. Ma che cazzo dici? Statene a casa tua se non vuoi che gli altri parlino dei tuoi sentimenti. Non diciamo cazzate, qua siamo per metterli in gioco i nostri sentimenti. Me ne vado a casa mia se voglio i sentimenti a casa mia. Ha detto così? Ha detto così. Lei. Ascoltami perché sono molto agitata. Non mi urli in questa maniera e non sbatti le mani, chissà cosa faceva lui, in questa maniera. Lui. Tu puoi permetterti e io no, quindi lui le risbatte. Tu chi sei? Lei. Io non mi sto permettendo. Una persona può parlare di me e può dire che gli sto simpatica, gli sto sul cazzo, va bene. Va bene, io sono qui per questo, va bene. Ma dire che sono falsa, per esempio, no, non lo sono. Sono tutto, tranne che falsa. No, va bene. Però l'ho preso in... Posso prendere il giusto, ma... Sei stata bravissima. Senti, già che siamo in piedi, sì. Ecco, no, ti mando da Melissa per il nostro mazzo perché te lo deve fare proprio in questo momento, quindi accomodati pure. Guarda, in realtà ti devo dire una cosa che secondo me è molto bella. Pare, da quanto dicono le carte, no, una cosa molto bella, che un giovane regista esordiente, pieno di talento, ti proporrà un ruolo che a te piacerà moltissimo, il ruolo di una, della madre di una ragazza adolescente. Non so che film sia, non so chi sia questo, non so nulla di tutto ciò che riguarda questo film, però vedo c'è esattamente scritto, questa no, cosa. Non ho scritto l'indirizzo. No, infatti dicevo... Però pare che sia un ruolo per te molto importante e che addirittura parteciperà a un festival famoso. Ma quando? Wow! L'anno prossimo!
Allora, devo trovare un regista esordiente. No, ti troverà lui. Mi trova lui? Sì, ti trova lui. Bene, non è difficile. Vabbè, vado ragazzi, c'ho il telefono. Vuoi di lasciare là il tuo cellulare? Lo diamo adesso. Non so se. Grazie. Prego. Accomodati. Allora, adesso è il momento del Ce lo manca. Sì. E io voglio far entrare la nostra prossima ospite che è già pronta. Quindi diamo il benvenuto ad Anna Tatangelo. Buonasera. Io bene, ciao Anna. Benvenuta. Melissa, Risa. Ciao Angela. Ma come sei cresciuta? Hai visto? Ma ti hanno attaccato un pezzo di gamba, cos'è successo? Ieri sera. Sei altissima. Sei altissima. Al su con la semina. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, siamo pronte con il Ce lo manca. Io elencherò una serie di esperienze, dovrete semplicemente rispondere ce lo manca, anche retroattivo, per cui mi raccomando. Esperienze tipo? Adesso le sentirai. Sei preoccupata tu, no? Sei Io preoccupata? Sempre in genere proprio. Proviamo. Vado. Un po'. Ho un cuore da casalinga. Ce l'ho. Ce l'ho. Perfetto. Già una mi sono rifatta. Ce l'ho. No, devo decidere solo ce lo manca. Ce lo manca, non si può no, dire. No. Cosa? Segreto. Ridete. I tacchi. I tacchi. Ansia da share. Ansia da share. Ansia che? Okay. Ansia da share. Da ascolti. Ah, da share. Sì. Ah, da share, tipo la cantante. Anche no. Ansia da share, visto com'è conciata. Beh, no. Per esempio, non è male. No. Ansia degli ascolti? No. Celicchio. Celicchio? Non ce l'ho, scusa, ma. Quando sono in tournée in albergo guardo i pornazzi. Manca. Non li facciamo. Esatto. Si scherzo? Scherziamo, fatemi dai. Segnare l'ultima puntata. Quando sono in... un cannino risolve sempre la serata. No, manca assolutamente. Un cannino? Ah, un cannino? Sì. Manca, ma solo per la tachicardia, non per una questione. Ah, ok. Però in passato... Sì, cielo. Cielo. Sì, no, io mai provata. Tu mai? Mai, assolutamente. Ok. Il ma non ce ne vantiamo, però. No, ti giuro! Che devo fare? Manca. Il Kama Sutra per me non ha segreti. Mi piacerebbe, possiamo. Ce l'avresti? Lo sai che non me lo ricordo? Il Kama Sutra. Bisognerebbe sfogliarlo, questa ce l'ho. No, vabbè, sicuramente qualcosa manca, Qualcosa manca, però cielo di fondo, sì. Geppi, è lì sotto il Kama Sutra. Io sto facendo la vignetta. Ah, ecco. No, vedo che sfogli. Da piccola mi controllavo le tette allo specchio. Ce l'ho. Ce l'ho. Io no. Ancora adesso. Ancora adesso? Sì. Beh, ci sono, direi, no? Io ogni tanto le controllo per vedere se ci stanno ancora. Ok, un cornino non è peccato. Ce l'ho. No, aspetta, il cornino in che senso? No, quello non ce l'ho, no. No, pensavo il cornino, il cornetto porta fortuna. Buonanotte. Sì. No, quello non ce l'ho, mi manca. No, vi giuro. Ma cos'hai da dire, Geppi? Ma questa innocenza fastidiosa, diciamo. È vero, mi manca. A Risa ce l'hai? Oh, usciamo insieme, non so, mi convertite. Sì, in passato. Oh. Ok. No, se l'ha fatta Risa mi preoccupo, L'ho ricevuto magari. Io no. Ce l'abbiamo. Allora, ho un'arcata sopraccigliare che non esiste in natura. Non ce l'ho. Manca. Ce l'hai? Manca, dai. Manca. Ce l'ho. Ce l'hai un pochino. Sesso al telefono. Manca.
Anna? No, dai, non manca. Oh, vedi, tre. Ma diglielo, Jackie. L'avete provocata. Veramente credibile, Anna. Per eccitarlo, giro nuda per casa. Per eccitarlo, giro nuda per casa. Lo. Pensavo mi, non so perché ormai sta. Anche se preferisci. Manca. Ma vabbè. No, a casa mia c'è traffico, quindi manca. In che senso c'è traffico? Siamo gente. Un sacco di noi. Ok. Sono brava, ma ho avuto anche un gran culo. Ce l'ho, nel senso che la fortuna serve, c'è sempre, no? Certo. Manca. Sono brava, manca. Un gran culo manca. Smettila. Quando bevo non rispondo di me. Io non bevo, quindi manca. Che devo fare? Non bevo, non fumo. Faccio altre cose. Fai film porno lei direttamente. Vabbè. Che cosa? Non ho capito. L'hai detto tu che fai film porno in albergo con Angela, però. Mettendo in giro voci tendenziose sulla vostra. Infatti cerco di compensare dall'altra parte. Io queste interviste simpatiche le detesto. Cielo. No, io non le detesto. Tu non le detesti? No. Manca. Sesso e schiaffoni. Dati o ricevuti? Yeah. Insieme? Domande. Mentre fai sesso. No. Però se si separano nel tempo anche di 10 minuti. Sì. Ce l'ho. Anna? Che domande imbarazzanti. Su. È un cielo, dai, si vede. No! Si vede. Vai con l'ultima. Melissa, si vedeva, no? Ma anche da dietro si vede, infatti. Come da dietro? Ma nel senso, guardando i capelli, io non la vedo in faccia. Da dietro si vede che ha fatto sesso e schiaffoni. È Daisa. Ma io non ho risposto, però. Vabbè, come... Dai, manca, su. Rispondi all'ultima. Autoerotismo. Autoerotismo, sì. Cielo. Cielo. Beh, scusa, non ho capito. Se ce l'ha lei, ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti, è chiaro. Importante, no, se ce l'hanno tutti, se lo dici. A questo punto io vorrei veramente ringraziare la pazienza. È stato un piacere, veramente. Grazie di cuore. Avevo paura, però siete fantastici, fantastica. Grazie. Puoi accomodarti? La saluto. Salutare. Certo. Assolutamente. Ci sentiamo in albergo, allora. Ok. Allora, Arisa, vi conoscete? Sì. Allora, ha preparato un pezzo per te, per cui... Prego, Arisa. Sì. Turn away.
bravissimi, grazie veramente. Brava, è piaciuta veramente. Angela? Angela? Ho detto Angela? Sì, hai detto sì, Angela. È no, no, è veramente brava. Mi avresti presa ad X Factor? Io sì. Beh, meno male. Anche fuori. Anche fuori X Factor. Però tutti conoscono la Risa nella maniera più ironica, invece ha grandi doti vocali. Grazie. Le dovrebbe mettere più a fuoco perché... Complimenti, brava. Brava. Allora, Anna. Vai. Cominciamo basta subito. Domande, sennò poi torno a no, casa. No, vai tranquilla, botte. Vai tranquilla. Poi Gigi Andrea. È un amico, anzi lo salutiamo. Ciao Gigi. No, io parlavo di Andrea, del bambino. Andrea? È mio figlio, sì. Ci sta guardando? No, no. Quanti no. mesi ha? 8 mesi. Sei sicura? In che senso? Che sono precoci? Sta no, meno. Nel senso che sono precoci adesso. No, no, dai, su. È un po' tardi, ma andiamo in replica a qualunque ora. Secondo me a un certo punto, come sottofondo, la voce della mamma gli arriva. No, no, no. Soprattutto quelle cose che ho detto prima, no. Ok, speriamo di no, speriamo di no. Allora, senti, cominciamo subito con la googolata, l'abbiamo fatta anche su di te per vedere. Ti cerchi mai su Google? Ma dipende. Quando vai a cercare che cosa cerchi? Cioè perché vai a vederti in Google Immagini? No, più che altro per vedere le apparizioni televisive. Ok. Su alcune cose. Adesso vi facciamo vedere invece le foto, vediamo. Allora. E niente, tu hai una faccia da porca timida. No, è porca timida, sì, perché c'è un po' il dolce vita così, un po'. No, perché tanti hanno la faccia da porca, però timida. È un complimento però, Sì, è un bellissimo complimento. È vero. No. Anche tu hai una faccia timida. Guarda, e aggiungo, porca, timida, ma matura. Esatto. Esatto. Ti senti un po' così? Ma guarda, come si dice, i panni sporchi si lavano a casa, ecco. Vabbè, dai. Sì. Sì. Ma basta. Va bene. Andiamo avanti, su. Senti, parliamo invece del fatto che... rosse, fate sudare, poi mi spoglio e succede il casino. Magari. Senti, allora, parliamo invece del fatto che Enrico Ruggeri è stato nostro ospite, avete lavorato insieme a X Factor. Com'è stata come esperienza? No, bellissima esperienza. Bellissima esperienza. Sì. La rifaresti? Oggi sì, sarebbe diverso però. Sai che Arisa vuole prendere il tuo posto? Prego. Anche perché adesso ho un po' da fare. Hai un po' da fare? Sì. Però secondo me la rifai la prossima edizione. Ma guarda, non lo so. Non so nemmeno se la rifanno la prossima edizione. Ah, veramente? Questa non la fanno di sicuro. No. Però, allora. Guarda Geppi. Cosa Geppi? Vuoi che faccia la faccia di cui agevoliamo il filmato? Grande. No. Senti, parliamo invece del fatto che voi avete giudicato dei cantanti e adesso tocca a te invece giudicare gli altri compagni d'avventura e gli altri giudici di X Factor. Quindi io ti proporrò le foto e andiamo col primo. Elio, aspetta, in tutto questo non puoi dire niente di buono, solo giudizi negativi. Aggettivo negativo. Oddio. Ma inizialmente c'erano negativi, adesso si sono spostati sul positivo. Non puoi, l'abbiamo fatto fare anche a Ruggeri. Una cosa negativa, una. Ma negativo. Che ha detto su di me Ruggeri? Adesso te lo faccio vedere. Andiamo su Elio. Allora, prima. Elio. Egocentrico. Egocentrico, ok, va bene. Andiamo su Mara Maionchi. Materna. Eh? Materna. Non è anche un po' paterno, eh? Anche un po' paterna. Ah, paterna. Ok. Sì, perché è bella sì. tosta. Ma cosa camionista. È un po' camionista in Mara. Ok. Va nel bene. Senso. Adesso è una cosa buona, no? Ti faccio vedere invece Ruggeri cosa ha detto di te. La Tatangelo. Beh, molto giovane. Cosa devo dire? Negativo. Devo essere negativo. Beh, ha ancora un lessico in costruzione, diciamo. Ok. Come vuoi replicare? Devi dire una cosa negativa. Ma, guarda, di negativo...
C'è già lui. C'è già lui. Partito ufficialmente un merdone. No, nel senso che sei no, stata nel tu, senso Angela. Che quanti anni c'è Ruggeri? Quanti anni ha Ruggeri? Quanti anni ha Ruggeri? Bah, ne avrà. E chi 50. Sono la biografa io? Come ne so io? Ne avrà 54. 50. È del segno del leone, soggiorno fortunato il mercoledì. Ecco. Quindi? No, nel senso, vabbè, semplice mettersi lì dall'alto degli anni e dire, ah, è giovane, ne spera. Quindi, vabbè, tanto. Tu dici, ti farai? Eh? Ti farai? Cioè, sei in costruzione, dai. Vabbè, rispetto a lui una possibilità, nell'arco degli anni impara qualcosa, ce l'ho. Certo. Urca, rispetto a lui. Sembra un doppio merdone, io non voglio suggerire Brava! Niente alla regia. Allora, Anna, senti, siccome noi tra l'altro ci siamo conosciute a Sanremo. Vero. Tuo primo anno, lei aveva 15 anni. Io mi hai presentato. Pensate quanto è ridicolo Sanremo a volte. Io ero nella giuria di qualità. No, non è vero. E non è una battuta. No. Ragazzi, è ufficiale, no, si drogano. No, presentavi insieme a Hillary. Hillary Blasi. No, 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 no. Ah, prima di quella. Ti voglio vieni con me perché tanto dobbiamo alzarci. Ti voglio ricordare un momento. Quale? Ti ricordi la prima volta che sei stata a Sanremo e avevi 15 anni e io ti ho dato 6 e ho detto questa ragazza ha le palle? Brava! Sì, è vero. Se adesso lo ricordava sì, comunque. Se lo ricordava. Vero, è vero. Ero io. Grande. Sei stata l'unica che ha creduto in me. Io sto per lanciare una rubrica che nasce e muore con te, che è Tatangelizzami questo. Muori con me un po'. Allora, che devo fare? Noi abbiamo dei pezzi che ti suggeriremo adesso con la nostra grafica e tu dovrai cantarli alla tua maniera. Okay. Quindi tatangelizza. Mi devo girare di qua? No, no, arriva. Eccolo qua, Contessa di Ruggeri. Vado. Per l'appunto. Quindi puoi partire. Vuoi una base? Magari. No. Non so se il nostro maestro. Vai. Come fa? non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Giusto? Brava. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero bignè. Vuoi solo le cose che. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi. Com'è? Aspetta. Vicky, mi manda una mano, su. Sei tu la cantante! Lo so, però non me la ricordo! Riprendiamo da parli delle cose che non sai. Parli bello, delle cose che non sai. Che non hai? So. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare, ma non puoi. Pensi solamente. Fatti tuoi. Tutto uguale, gradevolissima. Arisa, vuoi venire anche Ruggeri. Tu? Vabbè, andiamo all'inciso, va. Chi sei? Contessa. Tu non sei più la stessa. Giusto? Sì. Vabbè, ce la studiamo okay. Durante la pubblicità fa schifo. E torniamo tra pochissimo con Anna Tatangelo. Pensavo partisse la base. Ecco perché. La facciamo pulita al rientro. Proviamo a rifarla. Vai, ci proviamo. Dai, ma ricordo.